Dopo aver effettuato diversi interventi di risparmio energetico in casa mia, visionabili col filmato dal titolo E tempo di bilanci, ho fatto fare una diagnosi energetica a un tecnico in modo tale da vedere la bontà o meno degli interventi già effettuati e avere le indicazioni per ulteriori interventi di risparmio energetico. Siamo già al muro. Dobbiamo togliere. Ponte termico aiuta comunque. Ho fatto un intervento interessante. Ecco, dietro la nicchia non c'è andata la vermiculite, per esempio. Sì, va bene. Sì, però c'è il pannello riflettente. Comunque che... la nicchia non è disperdente, questo è un gran lavoro. Ecco. Questo è fatto. Bene, rivalutando il modello energetico del tuo appartamento, quello che ti posso dire, quello che hai fatto a casa tua è un buon lavoro. Si vede appunto, dati dimensionali alla mano, che la casa comunque è già in classe B per la Liguria e come d'altronde ti è stato certificato. Sono presenti tuttavia alcuni difetti che non sono stati corretti e ora li andiamo a descrivere. Allora, partiamo con il tuo salotto, l'insufflaggio di vermiculite nell'intercapedine. Come si vede dalla termografia, pur essendo l'intervento che ha dato il più cospicuo risultato dal punto di vista energetico, sulla tua casa ci sono ancora c'è ancora qualcosina da vedere. Vedi che la termografia infatti evidenzia la differenza tra mattone e malta. Vuol dire che sì che hai isolato, ma non perfettamente. E come avrei potuto agire allora? Ma guarda, rispetto alla vermiculite ci sono materiali migliori. Ti faccio solo un esempio: la fibra di cellulosa ha una trasmittanza termica, un lambda molto più basso, sei a 0,037 contro il 0,056 della vermiculite, e quindi insomma è una bella differenza. Inoltre, un altro difetto che non hai potuto correggere con il soufflaggio è la presenza di ponti termici perimetrali. E sui ponti termici cosa avrei potuto fare allora? Allora, sul ponte termico la correzione sicuramente è quella del cappotto interno, seppur di piccolo spessore. Quindi, sempre parlando del tuo salotto, vedendo invece dalla parte esterna, ti ricordo sempre che una buona analisi termografica deve essere fatta sia all'interno che all'esterno della casa. Qui vediamo un altro difetto. Hai coibentato fino all'altezza del controsoffitto e si vede qua in blu, no? La parte che è rimasta più fredda. Qui bisogna ancora agire. Parliamo invece del bagno. Allora, qua lo vediamo esternamente. Guardando il termogramma vediamo una parte più calda, tra l'altro con un certo rilascio di umidità. Questo è un grosso difetto, deve essere corretto. Tu all'interno hai creato questa nicchia, hai fatto un gran bel lavoro dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista termico è da correggere. Ecco, vedi, quindi in camera da letto ci ho messo la vermiculite nell'intercapedine e dentro ho tappezzato con una tappezzeria di 2 mm di sughero. Si vede, perché a differenza del termogramma che abbiamo fatto in salotto, la malta tra i mattoni è meno visibile, quindi non vediamo, no, tutta la trama. C'è però da dire che il ponte termico, guarda come è marcato, tra muro e muro, quindi il ponte termico d'angolo è comunque presente, quindi potenzialmente rimane un punto dove si può formare condensa e da condensa poi comunque eventualmente muffa. Quindi 2 mm va bene per l'immagine, ma non vanno bene dal punto di vista termico. Torniamo quindi al nostro modello energetico fatto purtroppo a posteriori. Ci dimostra la classe B per la Liguria. Ci dimostra comunque che la diagnosi energetica fatta prima dell'intervento avrebbe dato dei benefici
in termini sia di dimensionamento degli isolamenti sia in termini di posa, quindi la cosa fondamentale è la correzione dei ponti termici. Si potrebbe anche dire con la stessa spesa, anzi con una spesa fondamentalmente ragionata, perché una volta che stabiliamo quali sono i difetti andiamo a scegliere il tipo di materiale e sulla scelta del tipo di materiale ovviamente possiamo fare delle economie. Diagnosi energetica, quindi possibilmente prima di lavori fai da te.